manca una vittoria da 2 settimane, perché poi in una settimana abbiamo fatto 3 partite. Sicuramente mi aspettavo una buona prestazione, come sostanzialmente abbiamo anche fatto. Mi aspettavo sicuramente un risultato diverso, però dopo a volte, no, a volte spesso gli episodi cambiano le partite, e oggi credo che per quello che ha fatto l'Avellino e per quello che ha fatto il Foggia, credo che gli episodi alla fine hanno cambiato un po' l'inerzia e anche la partita. Quindi devo dire che la squadra ci ha sempre creduto, la squadra ci ha sempre ha cercato di fare la partita, ha cercato di fare le proprie situazioni. Dovevamo essere sicuramente molto più scaltri svegli in alcune, però devo dire che al di là di chi ha giocato, che ha fatto minutaggio, non siamo contenti del risultato, però devo dire che l'impegno della squadra per fare il tipo di partita che volevamo fare c'è stato. Scendeva per alta, c'era un po' di difficoltà a produrre offensivamente. Chiaro che il giocatore ha delle qualità importantissime per la categoria, però ecco, magari trovare soluzioni alternative in alcune circostanze quando per alta non si accende, ecco, non so se d'accordo. Ma sì, le situazioni alternative ce le abbiamo, poi bisogna crearle, bisogna sfruttarle, questo è chiaro. Non sempre quello che si prova magari poi si riesce a mettere in campo. È chiaro che in alcune situazioni, in alcuni reparti o in alcuni ruoli sicuramente dobbiamo fare molto di più, perché poi il reparto offensivo deve fare molto di più, questo sì, però le qualità di Peralta, le sappiamo, ce le abbiamo e sicuramente ci puntiamo. Come ogni squadra ha quel giocatore in più magari che gli può dare quella qualità, quindi di certo il reparto offensivo non è solo Peralta, o perlomeno non deve essere solo Peralta, bisogna trovare soluzioni alternative e sicuramente bisogna mettere a disposizione per crearsele, perché poi a volte basta un guizzo, basta una situazione per poter fare situazioni diverse. Quindi questo non lo stiamo facendo nel migliore dei modi in questo momento, per quello dobbiamo lavorare ancora di più. Dal punto di vista tattico avete giocato 5-2-3-4-1-2 nel corso della gara, però un po' già molto camaleontico anche le ultime apparizioni di campionato. C'è un'identità precisa per quanto riguarda questa squadra dal punto di vista tattico? Ma in base alla disponibilità che abbiamo, a volte cambiamo modulo, ma in questo momento sicuramente abbiamo spesso optato per un tre quarti e due punte, spesso e volentieri, poi che sia 3-4-1-2 o che sia 4-3-1-2, qualche volta abbiamo fatto 3-5-2 nell'evenienza, però devo dire che non è un fatto di modulo. Sicuramente dare un po' più di solidità a una fase difensiva con i tre difensori o con i cinque, mettetela come volete, sicuramente a volte ci dà più garanzie, e quindi quando c'è la possibilità, come ho detto, della disponibilità dei ragazzi si fa. Quando ci sono situazioni diverse per preparare la partita in una situazione diversa, si è messi anche a quattro. Quindi, però passa molto ho detto, dalle situazioni individuali, da meno errori che dobbiamo commettere, dalle dinamiche, dagli episodi, e quindi devo dire che la partita oggi è stata aperta. Ha avuto le occasioni l'Avellino, le abbiamo avute noi. Devo dire che è stata una partita giocata, poi è normale che l'Avellino è una squadra di qualità, al di là che ha molte assenze anche loro, quindi noi abbiamo cercato di dare minutaggio a chi ha giocato meno e sono molto contento di quello che hanno dato, al di là del risultato che sicuramente non mi piace, non ci soddisfa, perché dobbiamo fare molto di più. Prego. Ma Castellammare, da domani inizieremo a pensarci, sicuramente sarà una partita difficilissima, importante, contro la prima della classe, quindi sta avendo un ruolino di marcia importante. Noi andremo a fare la partita, sicuri delle nostre qualità, al di là in questo momento che non stanno arrivando i risultati, ma devo dire che le prestazioni, bene o male, al di là forse quella del secondo tempo di Picerno e della non perfetta forse prestazione che abbiamo fatto domenica sabato in casa con il Sorrento, ma abbiamo avuto le nostre occasioni per poter vincere la partita. Devo dire che la squadra cerca di fare quello che proviamo, e quindi anche domenica e lunedì, quando andremo a Castellammare, cercheremo di fare la nostra partita sapendo le nostre caratteristiche e sapendo soprattutto le caratteristiche di una squadra prima in classifica che gioca in casa e che avrà un ambiente sicuramente caldo, e quindi ci faremo trovare pronti. Visto in generale, spesso
Spesso si dà poca importanza alla Coppa Italia, però il Foggia, soprattutto l'anno scorso, aveva dato tanta importanza a questa manifestazione arrivando fino alla semifinale. Il risultato di oggi vi delude, quindi, anche sotto questo punto di vista? Ma sicuramente sì, perché al di là che, che poi è una competizione alternativa al campionato, ma è sempre importante, come ho detto, il Foggia ha avuto un percorso importante l'anno scorso, quest'anno sicuramente volevamo ripeterlo. Poi è normale, di annata in annata magari si hanno a disposizione rose diverse, si ha a disposizione nel periodo situazioni diverse, quindi noi abbiamo cercato di dare in queste due partite minutaggio a chi aveva avuto meno minutaggio in campionato. Nonostante tutto abbiamo fatto due buone partite, al di là di Sorrento che abbia incontrato una squadra con molti giovani, però devo dire che Avellino ha una rosa molto importante, no? Al di là delle assenze, quindi noi abbiamo messo in campo le nostre situazioni, le nostre caratteristiche. L'importanza c'è stata, gliela abbiamo data alla Coppa Italia, però non siamo stati bravi a proseguire in questo cammino.